Perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Parola del Signore. Ecco, meditando per voi questo Vangelo, mi sono ricordato di un proposito del Papa Giovanni XXIII. Quando lui era seminarista, ha fatto un corso di esercizi e alla fine di questo corso ha scritto un proposito, una bellissima pagina che comincia così: solo per oggi cercherò di essere felice, perché tu, o Signore, mi hai creato per essere felice. Ecco, questo grande proposito è una cosa bella. Lui aveva circa 20 anni quando l'ha scritto, ma è una intuizione profonda, perché noi nell'intimo del cuore ci abbiamo il bisogno della felicità e questo è un motore per noi. Però soprattutto nei tempi attuali, dove nel mondo c'è tanta tristezza, tanta preoccupazione, questo anche deve diventare una scelta morale, una scelta libera, cercare di vivere per essere felici, sapendo che Dio ha questo disegno su di noi. Dio ci ha fatti per il paradiso, poi il male è entrato nel mondo perché l'uomo non si è fidato di lui, eccetera, la cattiveria, il demonio. Però Dio vuole che siamo felici e anche la sua venuta in Gesù per noi è di salvarci dalla tristezza, dalla disperazione, dalla morte eterna e di riportarci sulla strada della felicità. Allora vi invito a semplificare un po' il proposito di Papa Giovanni e a farlo con me, dicendo: Signore Gesù, Signore Gesù, credo che mi hai creato per essere felice. Credo che mi hai creato per essere felice. E lotterò per diventarlo. E lotterò per diventarlo. Amen. Amen. E
Ecco, quindi abbiamo questa grande vocazione alla felicità, dare coraggio a noi stessi e agli altri, lottare per la felicità. Però questo non basta, perché d'istinto molte persone la cercano, la felicità. Il guaio nostro è che senza l'aiuto di Gesù la cerchiamo dove non c'è. E anche se sbattiamo la testa al muro 10 volte, l'11ª, anche se Gesù non ci aiuta, andiamo ancora su quella strada. Mi ricordo una volta, mi ha fatto tanta impressione, non so se eravamo a un aeroporto, un ambiente un po' interno, dove c'era una vetrata, c'erano tutti questi bei vetri che si vedeva fuori, c'era un gattino che era rimasto dentro, forse mezzo imprigionato, che voleva uscire. Questo pigliava la rincorsa, boom, contro il vetro, perché gli sembrava che non c'era niente. Questo non è, boom, boom, contro il vetro, boom, contro il vetro. A volte a noi capita così, che se Gesù non ci istruisce un poco, andiamo sempre a sbattere, cerchiamo la felicità dove non c'è. Per questo dobbiamo amare tanto questa pagina del Vangelo, non è che la capiamo granché, però piano piano la capiremo, perché Gesù in questa pagina proclama la strada della beatitudine, della felicità. Qual è la strada giusta? Ed è una strada diversa da quello che noi sceglieremo d'istinto, ed è diversa da quello che ci predica il mondo. Il mondo predica una felicità dove non c'è, perché per il mondo uno è felice se è ricco, se sta in buona salute, se è bello, se ha successo, se ha tanti amici potenti, eccetera, eccetera. Ecco, la strada di Gesù è diversa. Adesso non la spiego passo passo perché è un po' lunga la cosa, però spiego la prima beatitudine, perché dicono gli studiosi che la prima beatitudine è come il primo dei comandamenti, che riassume un po' tutto, e gli altri spiegano un po' la prima beatitudine. Allora, qual è la prima beatitudine? Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Ecco, cosa vuol dire beati i poveri in spirito? Intanto non riguarda l'aspetto materiale, non è beati i poveri, punto e basta. Questo in una filosofia marxista della lotta di classe potrebbe venire fuori questa cosa. Oppure come se Dio amasse che noi siamo miserelli, poveri, miseri, nel senso che non ci abbiamo niente. No, perché noi siamo figli di re. Non è quella la povertà di cui si parla. La povertà di spirito è qualcosa di più profondo. È avere il cuore libero dall'egoismo e dall'orgoglio, in modo che noi possiamo fare della nostra vita e di ciò che abbiamo un dono agli altri. Un dono agli altri. È povero colui che ama e fa della sua persona e delle sue cose un servizio, un dono agli altri, non trattiene niente per sé. Non so se qualcuno di voi ha conosciuto questo mio amico che si chiama Andrea di Roma, e io ho avuto questa gioia, diciamo, ho conosciuto la sua mamma per un incontro o due, che era una santa persona, e poi ho conosciuto la scritta che hanno messo sulla sua immaginetta, ricordo, si fanno queste immaginette quando uno muore, no, a volte, e hanno messo una frase dettata da lei, che ha scelto lei. E che cosa ha scritto? Solo ciò che non è dato è perduto. Solo ciò che non è dato è perduto. Per dire, lei aveva capito molto bene, questa era anche di famiglia abbastanza benestante, non proprio ricca ricca, ma insomma. E aveva capito questo, che nella vita terrena, Dio ci dà tante cose, di più di quello che noi pensiamo, e desidera che noi le diamo agli altri, sia ai prossimi, chi sta vicino a noi, in famiglia, nel lavoro, ma anche ai lontani, facendo della nostra vita un sacrificio gradito a Dio per la salvezza di molti.
Man mano che noi facciamo così diventiamo poveri, non tratteniamo per noi le cose. Ecco, mi ricordo anche una frase che ci aiuta a capire un po' meglio questa beatitudine, che è sempre di Santa Teresa. Io la cito spesso questa ragazza perché è un pozzo di sapienza. Lei è stata maestra delle novizie per un breve periodo, insegnava alle giovani suore. Noi qui facciamo il voto di povertà, non ci abbiamo quasi nulla. Erano poveri conventi e siamo nel 1900. Però si può mancare alla povertà anche per l'attaccamento a una spilla. Ecco, questo cosa vuol dire? Vuol dire che questa povertà di spirito, come motore all'amore, e tende a distaccarci da tutto per fare un dono di noi e delle nostre cose agli altri. Un'ultima cosa voglio dire, come noi possiamo fare a vivere questa beatitudine anche le altre? Perché a spiegarla è abbastanza facile, anche a convincersi che questa è una bella strada, è abbastanza facile, però poi nella pratica quotidiana non è tanto facile perché abbiamo tre avversari: uno è il demonio che cerca di imbrogliarci, uno è l'istinto, noi abbiamo un istinto di possesso anche negli affetti personali, oltre che nei soldi, nella casa, di prendere per noi, stare attaccati per noi, abbiamo questo istinto, poi c'è il mondo, le amicizie, i discorsi che sentiamo, eccetera. Quindi non ci viene facile prendere la strada di Gesù, che è quella della felicità vera. Su che cosa dobbiamo appoggiare? Un po' sull'esempio degli altri, l'aiuto degli altri, ma soprattutto poggiare sullo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è proprio colui che ci convince di questi ideali evangelici. E poi da lì dentro ci sostiene nel buon proposito e nell'allenamento ad amare. Ecco perché, non so se l'hai notato, ma spesso noi adesso facciamo la preghiera allo Spirito Santo, perché questa è la devozione principale, più di tutte le altre. Proprio lui è Dio, viene in noi, ci illumina, ci spinge ad amare. Se sbagliamo, lui lo sa, non è che si scandalizza. Ci rialza per ricominciare, ci dà speranze, ci dà sempre nuove grazie. Perciò concludiamo dicendo così: Signore Gesù, grazie perché ci insegni la strada della felicità. Riempici del tuo Santo Spirito. Vogliamo camminare spediti sulla tua strada. Vogliamo diventare beati e aiutare gli altri a diventarlo. Così sia. Così sia.